Ciao a tutti, ciao belli. Allora, bentrovati, come sempre i miei video sui social network. Scusate se mi incespico, ma può succedere. Dovete sapere che tutte le volte che faccio un video sono sempre molto emozionato e ho sbagliato anche a guardare nella camera perché guardavo nei due, perché ho cambiato telefono e ancora non ho capito dove guardare dal monitor. Ecco, se dal monitor, no, lo guardo qui, guardo nella camera questa qui. Perfetto. Allora, mi metto anche comodo. Allora, vi saluto prima di tutto perché ci tengo tanto a salutarvi e a ringraziarvi per tutti i mi piace che mi mettete, per tutti i saluti che mi fate, per i complimenti, per i commenti. Grazie a tutti, ovviamente. Allora, questa sera, questa volta, parliamo di un argomento che avrete sicuramente letto e più attenti, ovviamente, che mi seguono su Facebook, avranno letto sulla mia homepage, sulla mia pagina principale. E, ho postato una frase dove parlavo dei modelli che non pagano per entrare in discoteca. Modelli e modelle, questo è un gruppo di persone che dovete sapere, tutte le volte che c'è un evento, una festa, un qualcosa, questo capita per lo più a Milano, a dire la verità, qui a Napoli non è tanto diffusa questa cosa, ma a Milano è molto frequente vedere questo gruppo di bei ragazzi e belle ragazze che vanno in discoteca, non pagano una lira o un euro in questo caso, per accaparrarsi un posto ad un tavolo prestigioso il classico tavolo di quei milionari che non hanno nulla da fare la sera e vanno a spendere le migliaia di euro in queste discoteche. Io trovo che sia assurdo, sinceramente, ma com'è possibile che questa gente non deve pagare per entrare nei locali? Beh, comprendo la bellezza, comprendo che molte volte si presentano questi ragazzoni bellissimi, queste ragazze fantastiche, con questi corpi strepitosi, ma solo per essere tali non devono pagare il biglietto d'ingresso. È mai possibile? E poi io, casomai, che arrivo e voglio passare una serata tranquilla in un locale, una discoteca, devo anche pagare il doppio perché casomai devo pagare anche la cifra di quello che non ha pagato l'entrata. Beh, trovo che sia una cosa abominevole. Invito chiaramente tutti gli amici dei locali, discoteche, un po' tutti quelli che organizzano queste feste di evitare di fare questa cosa, perché capisco l'immagine importante, io sono il primo che lavora con queste persone facendo anche il blogger, quindi potete immaginare che scrivo tanti articoli di moda, scrivo tante, pubblico tante fotografie di ragazzi bellissimi, molti di voi le vedranno sicuramente sulle mie pagine social, però ovviamente il fatto c'è, cioè, da questo a poi a non pagare una discoteca solo per essere dei bei ragazzi o delle belle ragazze, trovo che sia veramente esagerato. Quindi invito ad evitare questa cosa e a pensare. Poi dico, servissero a qualcosa sti belli imbusti? Cioè, non è che voglio dire, almeno li vediamo che vengono in discoteca, bevono fiumi di champagne, fumi di Belvedere, fiumi di vodka e si fanno come l'accetta, si dice a Napoli, quindi si fanno veramente uno schifo perché escono dai locali che sono ubriachi fradici. E tutto questo perché? Per cosa? Per far bello il locale? Beh, non è, è un po' esagerato, dai. Non voglio, ovviamente, non voglio toccare la suscettibilità di nessuno, non voglio andare contro questi ragazzi e queste ragazze perché sono il primo a difenderli visto che tengo tanto a loro e tengo tanto alla loro figura. Però, e io me la prendo con i locali che permettono queste cose, quindi sono loro che dovrebbero stare attenti a non far entrare tutti nelle discoteche e a cercare, oppure a non far entrare queste persone gratis, casomai farne pagare uno e l'altro invece non paga. Però evitiamoli di esagerare, perché poi arrivo io che faccio il blogger, il giornalista, che mi servo anche per fare una cosa e delle volte sono il primo che paga il biglietto perché chiaramente capisce che in questi locali ci sono cose da pagare, c'è il DJ che prende un botto di soldi, ci sono le luci da pagare, c'è l'affitto del locale, ci sono i liquori che devono essere venduti ma devono essere anche comprati, altrimenti come li vendete? Ecco, quindi questa è la verità. Quindi locali, aprite bene gli occhi e voi ragazzi, ogni tanto prendetelo un po' il portafoglio dalla tasca, cacciatela anche la 15 euro, perché non è peccato, hai capito? Non è peccato assolutamente. Bisogna pagare per avere il servizio, bisogna pagare, ok? Questo vale per tutto. Oppure se volete pagare diversamente, problemi vostri, ma almeno per quanto mi riguarda, siccome ho sempre visto entrate così, ho visto anche gente disperata che doveva pagare e non si spiegava del perché dovesse pagare un locale. Beh, belli miei, ma avete capito di cosa stiamo parlando oppure vogliamo scherzare fino alla fine?
Vabbè, chiaramente si gioca, si scherza, si chiacchiera, non fateci caso, oppure se ci volete far caso, condividete e pensateci, perché ogni tanto quello che dico, non sempre, ma ogni tanto dico anche cose giuste. Va bene? Ciao, un abbraccio e buona vita a tutti. Divertitevi. Ciao ciao.